L'8 aprile a Milano si è aperta la 53esima edizione del Salone del Mobile. Lusso, design e arredamento di qualità sono queste le motivazioni che spingono moltissimi visitatori, specialmente dall'estero, a visitare Milano, vera e propria capitale mondiale del design. Andiamo a scoprire le imprese più interessanti. Ho avuto questo brief tempo fa dall'azienda, Giorgio sempre mi dà delle patate bollenti, chiedendomi di fare un prodotto per la casa. E questo è un prodotto gestito soprattutto dal tessuto. Ci sono i colori, c'è l'elastico e lavorandoci, di solito l'azienda fa con loro, poi ho fatto altre cose molto rigide da ufficio. Lavorando su questo progetto mi sono accorto che avvitare nel fianco del prodotto è una cosa che resiste molto bene, qui non era necessario, non era utile. Allora abbiamo pensato a questa soluzione di lavorare sul fianco dei pannelli e è nata una collezione di prodotti al contrario molto secchi, molto high tech, che sembra quasi un'arma letale, insomma, dei pannelli più paramilitari. Invece questo è molto così, molto caldo, una cosa che è più intima. Se suoni musica ti fai un cocooning, insomma, se c'hai un rumore che ti dà fastidio te lo metti attorno. Questi sono due mondi molto estremi con lo stesso fil rouge di materiale. È stato un esercizio interessante. Il Big ha ricevuto il Compasso d'Oro. È un prodotto difficile, che è stato difficile da mettere a punto, perché non so se è il corrente, ma normalmente le librerie hanno una luce, uno spazio tra montante e montante di 1,20 m. Questa è una luce di 1,60 m. Ovviamente doveva avere una resistenza maggiore, ma permette di fare delle gigantolibrerie con delle portate straordinarie.